Buonasera a tutte e tutti, grazie Giampaolo per l'introduzione. Allora, direi di entrare subito nel merito della questione. Vi condividerò il mio schermo per aiutarvi a seguire il tutto con una presentazione che ho preparato per voi. Datemi conferma, magari dammi tu conferma a Giampaolo che si veda tutto quanto e che possiamo procedere serenamente. Sì, non ti vedo Giampaolo, mi dai un ok audio per favore? Allora, Ok, un attimo, adesso si vede tutto. sì, Ok, perfetto. la condivisione dello schermo è stata avviata. Ok, va bene. Anche Comincio. sentirmi. No, no, ti sentiamo un po' male, però va bene. Partiamo. Allora. Parleremo questa sera di privacy e di social network. Qui un po' una panoramica di quali sono le questioni che andremo a trattare insieme. Partiamo da proprio una idea, così una panoramica generale del che cosa sono i social network e di come si comporta l'utenza all'interno di queste piattaforme. Che cosa sono i dati personali e perché è importante parlare di privacy all'interno di queste piattaforme. Vi racconterò poi un paio di esperienze che ho vissuto in parte in prima persona, in parte conosciuto nel mio cerchio di conoscenze, e poi vi presenterò un caso studio. E poi andremo proprio nel merito della questione, vi farò vedere un pochino le impostazioni sulla privacy che ci sono su LinkedIn, su Instagram e su Facebook. Quindi usciremo dalla presentazione e andremo a vedere proprio tutto quanto direttamente in piattaforma. Chiudiamo con, alla luce di tutte un po' le informazioni che vi avrò dato, come scegliamo le nostre impostazioni, per la privacy. Vedremo insieme che ci sono veramente, tantissime opzioni, tantissime possibilità di attivare, disattivare, mettere, togliere. C'è veramente di tutto un po', quindi proviamo a capire insieme quali sono le opzioni migliori per noi, ricordando sempre che non esiste un'opzione migliore in assoluto. In qualsiasi momento, se qualcosa di quello che vi dico non fosse chiaro, aveste dei dubbi o anche delle curiosità, scrivetele pure in chat. Io periodicamente mi fermerò e chiederò a Giampaolo di leggermi le vostre domande e proverò a rispondere. Ok, via. Cosa sono i social network? I social network sono reti sociali, in italiano reti sociali. Sono piattaforme digitali che permettono la creazione di reti, quindi legami tra gli utenti al proprio interno. Un sinonimo un po' di social network è social media. Quindi con social media entriamo ancora un pochino più nel merito della questione e ci riferiamo ai mezzi di comunicazione che rendono possibile la creazione di questi legami. Tre caratteristiche fondamentali, quindi i legami, la flessibilità e l'orizzontalità. Perché parliamo di flessibilità e di orizzontalità? Di flessibilità innanzitutto perché è possibile comunicare con tante persone, utilizzare tantissimi formati diversi all'interno di queste piattaforme per comunicare ed è possibile anche interagire con le persone o le aziende o le realtà che ci propongono dei contenuti. Inoltre dobbiamo sempre tenere in considerazione che possiamo andare a modificare i contenuti che pubblichiamo. E poi sono piattaforme orizzontali. Questo vuol dire che, questo ve lo spiego un po' meglio qui,
Ci distanziamo un pochino dall'approccio dei cosiddetti media tradizionali, pensiamo alla televisione, pensiamo alla radio, pensiamo anche alla carta stampata, ai giornali ad esempio, e non c'è più questa divisione tra chi comunica, che in qualche modo sta sopra, e chi invece riceve la comunicazione, che sta sotto e che poi non ha la possibilità né di stare allo stesso livello né di interagire se non, insomma, con uno sforzo molto, molto ampio. Qui stiamo un po' tutte e tutti allo stesso livello, e proprio per questo si parla di rete, perché andiamo, ognuno, ognuna di noi va a costituire un piccolo nodo all'interno di una rete molto ampia. Nel gergo un po' tecnico, che è l'ambiente dove io mi muovo quotidianamente, si parla per i media tradizionali, quindi TV e radio, di comunicazione one to many, quindi un'unica realtà, un'unica voce parla a tante persone, a tante realtà. Invece all'interno delle piattaforme social si parla di comunicazione many to many, quindi tanti a tanti, tante a tante. Una persona parla a tutte le altre, ma allo stesso tempo tutte le altre possono parlare tra di loro e possono parlare anche con chi inizialmente ha lanciato il suo messaggio. Quindi è chiaro che poi si parla di, anche di potere mediatico, ci sono all'interno delle piattaforme delle persone, delle realtà che hanno più visibilità rispetto ad altre, però di base è un ambiente che è per natura privo di gerarchie. Infatti, quando noi siamo sui social network, non siamo più soltanto consumatrici e consumatori, ma siamo quello che in inglese viene definito prosumer, che è una parola che nasce dalla fusione di producer, produttore, produttrice, e di consumer, consumatore, consumatrice. Per dire, questo neologismo è stato un po' coniato per raccontare proprio questa contemporaneità che noi abbiamo nel consumo e nella creazione di contenuti. Quindi io quando entro su Facebook probabilmente ci entro principalmente per fruire di contenuti, però magari ne creo anche, condivido delle cose che riguardano la mia vita, il mio lavoro, le mie esperienze, le mie passioni. Quindi questo cambia un pochino i giochi rispetto ai media tradizionali. Ora, io qui vi ho raccolto qualche loghino. Proviamo un attimo a darci un'occhiata e a ragionare su quali sono i loghi che abbiamo visto, su quali sono i social network tra questi che conosciamo. Date un attimo l'occhiata e se poi c'è qualcosa che non vi suona, che non vi torna, magari scrivetelo già in chat. Se avete qualche curiosità, di solito ad esempio il fantasmino giallo non è così conosciuto magari come Facebook o come Instagram. Quindi se ce n'è qualcuno che non conoscete, che non avete mai visto, mettetelo pure in chat che poi approfondiamo insieme. Qui invece vi provo a dare qualche dato, perché nel momento in cui parliamo di social network è importante anche capire perché ci concentriamo anche su aspetti comunque abbastanza specifici dell'uso di queste piattaforme, nel nostro caso la privacy. Sono davvero degli strumenti così ampiamente utilizzati e quanto effettivamente? Perché un po' che sono tanto utilizzati lo sappiamo, però forse non ci rendiamo mai bene di quanto. Qui provo a proporvi qualche così qualche insight, qualche dato dal report Digital Italia 2022, quindi dati aggiornatissimi, che è fatto da We Are Social e Hootsuite. Trovate questi due nomi in basso a destra. Che ci dice che cosa? Che i social network, scusate un attimo che provo a spostare questa barra qui, ma vi sto facendo un po' troppi spoiler, niente, va bene, non posso spostare. Ok, quindi qui
quali tipi di dispositivi usiamo e quali tipi di servizi usiamo. Di tutta la popolazione italiana, questi sono dati che riguardano l'Italia, circa il 71% della popolazione utilizza internet. Di questa popolazione, insomma, di questo totale, abbiamo più connessioni da cellulare rispetto alle persone che stanno effettivamente nel nostro paese. Questo significa che mediamente per ogni persona possediamo più di un cellulare. È ad esempio il mio caso, io ne ho uno per la mia vita privata e uno per il mio lavoro. Quindi se è vero che ci sono tante persone che hanno un unico telefono, è vero anche che ce ne sono tante altre, soprattutto in età lavorativa, che hanno magari due telefoni, tre telefoni, e quindi questo amplia moltissimo il numero di connessioni da mobile. Persone che utilizzano internet nel nostro paese sono l'85%. E quelle che usano i social media sono il 71%. È veramente un numero immenso, vuol dire che 7 persone su 10 tra noi utilizzano in qualche modo queste piattaforme. E capiamo che davvero stiamo comunicando con un numero vastissimo di persone. Ok, e qui entriamo proprio un po' nel merito di quanto tempo trascorriamo sui social network. Allora, su internet passiamo più o meno 6 ore al giorno, tantissimo tempo. Anche qui si parla sempre di medie. È chiaro che una persona che sta in ufficio 8-9 ore evidentemente andrà ad utilizzare in modo più consistente internet rispetto ad una persona che magari lo utilizza per leggere notizie o comunque non a fini lavorativi. Poi la televisione ci interessa il giusto, quello che ci interessa è quanto tempo trascorriamo sui social media. Bene, i dati di quest'anno ci dicono che mediamente trascorriamo quasi 2 ore, è il terzo dato che vedete nella barra più in alto, time spent using social media. Quanto tempo trascorriamo sui social network? Vi ripeto, quasi 2 ore mediamente al giorno. Quindi veramente tantissimo. Un'altra cosa che emerge da qui, e ve lo dico un po' anche per curiosità, è la crescita costante della fruizione dei contenuti audio, quindi podcast, contenuti che possiamo ascoltare, e anche una buona quantità di tempo trascorsa a giocare ai videogiochi. Qui si parla di circa 50 minuti al giorno. Ok. Perché usiamo i social media? Anche questo ci interessa nel momento in cui andiamo a parlare di privacy, perché a seconda dell'uso che ne facciamo andranno impostate alcune opzioni rispetto ad altre. Per leggere delle storie, ragione numero uno. Per rimanere in contatto con i nostri amici e la nostra famiglia, ragione numero due. E per riempire il nostro tempo libero, ragione numero tre. Quindi vogliamo informarci, vogliamo scoprire, vogliamo interagire con altre persone e vogliamo anche essere intrattenute e intrattenuti. E qui, quali sono le piattaforme social che in questo paese, in Italia, utilizziamo di più? Prima di tutte WhatsApp, e qui di solito nelle formazioni mi capita che mi venga proprio chiesto: ma come? Ma WhatsApp è un social network? Certamente, proviamo a pensare all'uso che facciamo di WhatsApp, quindi lo utilizziamo attraverso internet. Ci serve per rimanere in contatto con una rete di persone che è la nostra rete privata, e c'è l'elemento dell'orizzontalità. Quindi posso comunicare con una persona, quella persona può rispondermi e c'è tutto il lavoro anche della comunicazione delle persone con le quali io sono in contatto con tutta una serie di altri individui e di altre realtà. Quindi a tutti gli effetti è un social network ed è il più utilizzato nel nostro paese, oltre il 90% di persone usa WhatsApp. Poi abbiamo i grandi classici Facebook e Instagram.
E poi scendiamo di qualche posizione e troviamo LinkedIn, che è molto interessante e molto utilizzato soprattutto ai fini di cercare o offrire lavoro. Questo anche per darvi una panoramica di quello che poi andremo a vedere in merito alla privacy. Ok, bene. La diffusione dei dati personali, che cosa ci dice il nostro report Digital Italia 2022, che i dati ci dimostrano che c'è una buona consapevolezza sul tema dei dati. Quindi una persona su due dice di essere quantomeno in parte preoccupata rispetto alle tematiche legate al trattamento dei dati sulle piattaforme, tanto che i dati ci dicono che sono anche in crescita le persone che utilizzano strumenti di ad blocking, che sono tutti quegli strumenti esterni, quelle applicazioni, quei siti, quei plugin che ci permettono di bloccare la pubblicità, i pop-up, in modo da da far sì che anche in quel senso i nostri dati siano un pochino più, più tutelati. Arriviamo quindi sempre di più nel merito della questione. Che cosa sono i dati personali? Un dato personale è qualsiasi informazione riguardi una persona fisica. La definizione ci direbbe sì, qualsiasi persona fisica identificata o identificabile, quindi deve essere una persona che esiste, non un'entità, un'identità fittizia. Quindi la nostra persona deve poter essere identificata direttamente o indirettamente e deve avere un nome, un numero di identificazione, dei dati che ci dicono dove questa persona sta e qualche elemento relativo alla sua identità fisica, economica, culturale e sociale. In questo senso ci riferiamo a tutte quelle tracce che noi lasciamo su internet e chiaramente anche all'interno delle piattaforme social quando trascorriamo il nostro tempo utilizzando quegli strumenti. Avete presente quando vi esce la barra, quella con il pop-up che vi dice accetta i cookie? Ecco, quelle sono delle informazioni che vengono salvate e i cookie, esistono dei cookie essenziali, quindi nel momento in cui noi decidiamo di stare all'interno di un sito o all'interno di una piattaforma, dobbiamo dare il nostro consenso all'utilizzo, al trattamento dei nostri dati. E questo succede un po' anche quando si va dal dentista, si firma sempre l'informativa sulla privacy. Attenzione però che poi all'interno del mondo digitale ci sono tutta una serie di opzioni che possono essere disattivate, quindi non dobbiamo dare il consenso a tutto, c'è un pacchettino per il quale siamo obbligati, un altro pacchettino invece è più libero e poi andiamo a vedere come eventualmente disattivare le opzioni di questo secondo pacchettino all'interno di Instagram, Facebook e LinkedIn. Quando si parla di dati personali, si parla di dati sensibili? La normativa dell'Unione Europea ci dice che all'interno della categoria dati, nomi, cognomi, età, luoghi di nascita, caratteristiche fisiche, storia di salute di una persona, orientamento religioso, ci sono una serie di elementi che sono da considerare dati sensibili. Perché? Perché ci mettono in una posizione di potenziale vulnerabilità, perché fanno sì che queste informazioni in qualche modo possano essere utilizzate contro di noi o quantomeno a nostra insaputa, e poi vedremo che è quello che è un po' successo con il caso studio che vi presenterò. Quindi questi dati personali sono ad esempio, questi dati sensibili sono ad esempio l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale e così via. Attenzione che non significa che all'interno delle piattaforme social io abbia una sezione dove vado a scrivere qual è il mio orientamento politico o quali sono le mie convinzioni religiose, ma da quello che io vado a condividere su queste piattaforme, dalle informazioni che volontariamente io Giada personalmente
inserisco in queste piattaforme, è chiaro che andrò a lasciare dei dati. Se condivido la foto del mio matrimonio, è chiaro che sto facendo vedere che mi sono sposata. Se è un matrimonio religioso, sto dicendo anche qualcosa sulla, sul mio orientamento religioso. Ok? Da normativa, comunque, tutti i dati sensibili godono di una tutela maggiore. E ci siamo qui. Ok, mi fermo un istante, chiedo a Gianpaolo se sono arrivate delle domande o delle considerazioni in chat e ne approfitto anche per accendere la luce, così poi mi vedete meglio. Allora, sì, e soprattutto per quanto riguarda le icone che stavamo analizzando prima, due, infatti, sul fantasma giallo, come dicevi. Sul fantasma giallo, ok. Sì. E c'è Alberta che dice anche, non conosco l'icona fantasmino giallo, la P a sfondo rosso dice è Twitch. Attenzione, attenzione. Allora, icona fantasmino giallo si chiama Snapchat ed è una piattaforma social che si basa sulla condivisione di contenuti cosiddetti effimeri, quindi contenuti che si pubblicano, rimangono in piattaforma 24 ore e poi si eliminano, si cancellano. Un po' il concetto è lo stesso delle storie di Instagram. Magari alcuni di voi utilizzano Instagram, sanno com'è il formato delle storie. È un po' la stessa cosa. Si pubblica un contenuto che resta e può essere fruito per 24 ore e poi si eliminerà. Queste piattaforme puntano moltissimo all'immediatezza della comunicazione. Quindi comunico qualcosa che viene fruito immediatamente e riceverò delle risposte quasi in tempo reale o comunque con uno scarto temporale molto contenuto. La P su sfondo, bianca su sfondo rosso, adesso torno indietro così ve la faccio vedere di nuovo, eccola qui. La P bianca su sfondo rosso è invece Pinterest, che è diverso da Twitch, perché vedete Twitch è qui in basso a destra ed ha il nome contenuto proprio all'interno del logo. Pinterest è una piattaforma che invece ha a che fare con le immagini, è molto molto centrata sulle immagini e anche sulla creazione di un determinato tipo di sensazione, quello che in inglese chiamiamo mood. Quindi Pinterest è la piattaforma per antonomasia, ad esempio degli arredamenti. Per arredare casa si va a prendere spunto su Pinterest, le artiste e gli artisti lavorano molto presentando le proprie opere all'interno della piattaforma. Twitch invece è una piattaforma che ha a che fare principalmente con il gaming, con i videogiochi, anche se bisogna dire che negli ultimi tempi comunque si sta un pochino ampliando in questo senso il suo utilizzo, ma nasce ed è ad oggi ancora utilizzata principalmente dalle persone appassionate di videogiochi per la creazione e la fruizione di contenuti molto specifici legati al mondo dei videogiochi. Ok, vai Giampaolo, se c'è qualcos'altro, vediamolo insieme. Ecco, sì, Maria Rosa faceva notare riguardo ai social, non tutti i social danno la possibilità di modificare, dice, su Twitter non puoi modificare. Ok, è vero, entro certi limiti. Ora, noi per le piattaforme di cui parleremo questa sera. Sì, all'interno di tutte le piattaforme possiamo modificare delle impostazioni sulla privacy. Ce ne sono altre che sono invece molto più limitate. Quello che però trovate obbligatoriamente da legge all'interno di qualsiasi piattaforma social è una politica sul trattamento dei dati. Nel momento in cui voi vi iscrivete a quella piattaforma e spuntate la classica casellina che dice acconsento al trattamento dei dati, state comunque sottoscrivendo delle condizioni di utilizzo che magari non vi vengono presentate al momento, però che potete tranquillamente andare a leggere e che vi invito ad andare a leggere perché sono delle cose a cui noi stiamo dicendo sì. Quindi è sempre un'ottima idea sapere a che cosa stiamo acconsentendo.
Chiaro è che se ci sono delle informazioni e dei dati che noi dobbiamo necessariamente inserire e non vogliamo inserirli, l'unica soluzione che abbiamo è non utilizzare la piattaforma. Questo va assolutamente da sé. Gianpaolo, abbiamo qualcos'altro? Sì, e poi abbiamo Anna Maria che chiede un chiarimento su se puoi ripetere il fantasmino giallo, a cosa si riferisce. Ok, fantasmino giallo Snapchat, si scrive Snap, S-N-A-P, chat, proprio come chat, C-H-A-T. Ed è una piattaforma che funziona come tutte le piattaforme social per creare delle reti, condividere dei contenuti e consumare dei contenuti. Che qual è la sua caratteristica distintiva? Ogni piattaforma ha sostanzialmente una caratteristica distintiva. Quella di Snapchat è che i contenuti che produciamo, che creiamo, che carichiamo all'interno di questa piattaforma hanno una vita di sole 24 ore. Dopo 24 ore spariscono. Questo succede perché per creare un ambiente all'interno del quale il valore fondamentale sia l'immediatezza, la spontaneità, la velocità, la presenza quasi costante, perché chiaramente se io apro, non so, carico un contenuto, le persone che nelle 24 ore successive non entrano nella piattaforma non vedranno mai quel contenuto. E quindi la piattaforma ci spinge un pochino a cercare questa immediatezza, questi scambi anche molto, molto veloci, in alcuni casi anche un po' fugaci. Se non dovesse essere chiaro, serenamente scrivete di nuovo la domanda, così ci torniamo su. Okay. Ok, per il momento direi che non c'è altro. Anzi, Anna Maria dà anche un feedback, ok. Ok, benissimo, perfetto. Grazie Gianpaolo e grazie a tutte e tutti voi per le domande. Perfetto, quindi qui questo era un po' quello che vi dicevo prima, quindi rispetto al trattamento dei dati, il social network che utilizza i dati è tenuto a rilasciare un'informativa e questa informativa va accettata obbligatoriamente per poter utilizzare il nostro social. Quindi leggendo l'informativa si possono acquisire informazioni su come vengono utilizzati dalla piattaforma i nostri dati. Poi vedremo che nella storia ci sono state delle eccezioni a questa situazione. Però diciamo che chi non rispetta le regole sappiamo che esiste, però insomma, le regole ci direbbero un pochino questo. Attenzione, perché una volta che abbiamo sottoscritto l'informativa sulla privacy, il corretto utilizzo delle piattaforme social è un nostro dovere. Quindi dobbiamo essere consapevoli di che cosa stiamo condividendo all'interno delle piattaforme, di che cosa stiamo dicendo, di come stiamo rispondendo e delle conseguenze che dal nostro utilizzo di queste piattaforme possono derivare. Una cosa che si invita sempre a ricordare è che nel momento in cui carichiamo un'informazione, un contenuto, una foto, una dichiarazione su internet, che sia una piattaforma social o che sia un altro luogo, è molto difficile che quell'informazione poi venga cancellata completamente, eliminata da questo grande groviglio intricatissimo e spaziosissimo che è l'internet. Quindi se le informazioni che state per condividere possono essere in qualche modo utilizzate contro di voi, possono indurre delle persone a in qualche modo a truffarvi o ad appropriarsi della vostra identità, magari proviamo a rifletterci un pochino prima di condividere dei dati molto personali. E vi ripeto, non vuol dire soltanto scrivere abito in via tal dei tali, ma significa anche magari espormi rispetto a dati che sono considerati sensibili, che sono quelli che abbiamo visto prima. Questo vuol dire che non vada fatto in assoluto? No, vuol dire che nel momento in cui lo faccio mi assumo anche i miei rischi. Quindi sono consapevole che in alcuni pochi, molto pochi casi potrebbero succedere anche delle cose non troppo piacevoli. Ok,
Un po' questo era quello che vi dicevo adesso. Quindi andiamo soprattutto all'ultimo paragrafo qui ci interessa. I dati personali possono essere resi pubblici dalla persona interessata anche attraverso un comportamento e nel momento in cui io, persona interessata, li ho condivisi, ne sto autorizzando il trattamento anche in caso di dati sensibili. Quindi, per tornare un po' al nostro esempio del matrimonio religioso, nel momento in cui pubblico una foto del mio matrimonio religioso, il fatto che probabilmente io sia vicina, diciamo in linea teorica quantomeno, sia vicina a quella determinata religione, diventa un'informazione pubblica, ok? Che sto autorizzando il trattamento di quel dato, nonostante sia un dato estremamente privato, estremamente mio, estremamente sensibile. Bene, quindi condividiamo tantissime informazioni su di noi sulle piattaforme di social, sulle piattaforme social. Io qui vi invito un pochino a riflettere, poi magari fatemelo sapere anche in chat, sul vostro utilizzo personale delle piattaforme. Come le usiamo queste piattaforme? Che cosa ci mettiamo? Che cosa raccontiamo? Raccontiamo il momento in cui abbiamo comprato la macchina nuova? Abbiamo comprato una casa? Raccontiamo il nostro matrimonio, il matrimonio di nostro figlio o nostra figlia? Raccontiamo, non lo so, il nostro orientamento religioso? Raccontiamo la nostra visione politica? Lasciamo tantissimi dati su di noi. Okay. Quindi se da un lato questo ci permette di creare contatti, di fare conoscenza, di magari anche stringere dei legami che possono essere anche significativi, ci sono anche dei rischi per la nostra privacy che devono necessariamente essere considerati. I dettagli privati delle nostre vite infatti possono essere utilizzati per truffarci, per creare identità fittizie, per in qualche modo compromettere la nostra reputazione e tantissime altre cose molto poco piacevoli. E qui arriviamo un attimo ai casi, diciamo un caso studio e due casi un po' più personali che vi volevo presentare. È successo qualche tempo fa che in una delle mie cerche di conoscenza ci fosse questa truffa su WhatsApp. La truffa funzionava in questo modo, era diretta alle dipendenti e ai dipendenti di un'azienda. È stato creato un profilo all'interno di WhatsApp con la fotografia e il numero di telefono, o quantomeno sembrava che fosse quel numero, di una delle persone che stava alla guida di questa azienda. Cosa succedeva poi? Da questo numero WhatsApp venivano mandati dei messaggi direttamente alle dipendenti e ai dipendenti, chiedendo una serie di dati molto specifici. Quindi voi immaginate, state lavorando per un'azienda, vi arriva un messaggio al vostro telefono, probabilmente al vostro telefono aziendale, se avete un telefono aziendale, dove c'è una delle persone che guida questa azienda che vi dice ciao, nel mio caso diciamo ciao Giada, avrei bisogno di questi dati, questo dato e questo dato. È difficile andare a capire, o non è così scontato capire che potrebbe essere una truffa. In quel caso era effettivamente una truffa che funzionava in questo modo: venivano chiesti dei dati relativi a conti bancari, carte di credito, metodi di pagamento, per poi andare a sottrarre del denaro alle persone. Come era stato creato questo profilo WhatsApp, perché poi è quello che ci interessa, andando a prendere il numero della persona in questione, che era un numero pubblico all'interno delle piattaforme social, quindi che era un numero accessibile da chiunque, andando a prendere una foto all'interno della piattaforma social e andando a studiare come questa persona tendeva a comunicare, quindi cercando di rendere il tutto anche un pochino realistico. Questo per raccontarvi che nel momento in cui si è vittime di una truffa, non è sempre perché
perché un po' ci crediamo troppo, ci fidiamo troppo, ma ci sono delle situazioni in cui è davvero complicatissimo capire che si tratta di una truffa. Quindi attenzione nel merito di questa questione, ad esempio a diffondere il proprio numero di telefono personale o a lasciare le informazioni completamente pubbliche, soprattutto se sappiamo che ricopriamo per X ragioni un determinato ruolo all'interno della società o nel mondo lavorativo o nella nostra vita personale, o magari stiamo raccontando qualcosa di persone a noi care che potrebbe forse compromettere anche in un futuro abbastanza lontano quelle stesse persone. Altro caso che ho sentito di un amico è quello della creazione di un profilo Facebook affine a quello della persona in considerazione, quindi anche qui utilizzo della foto, utilizzo dello stesso nome, studio dei contenuti che questa persona pubblicava, la persona in questione si occupa di finanza, e la truffa funzionava così: si andava a proporre alle persone attraverso la via del messaggio privato, quindi contattando la persona individualmente, singolarmente, e dicendo: ciao, ti proporrei questo tipo di investimento, e si andava poi a crescere con la quantità di soldi investiti. Quindi si partiva da cifre molto piccole, dicendo: ti propongo questo piccolo investimento molto sicuro. Si faceva in modo che la persona credesse che effettivamente era un qualcosa di redditizio, che stava andando molto bene, e poi si andava a rilanciare. Alcune persone sono state truffate per una quantità di soldi abbastanza importante. Anche in questo caso il profilo, diciamo, falso, il profilo fittizio, era stato creato basandosi sulle informazioni, sui contenuti della persona reale che creava contenuti di valore, che faceva informazione, perché questi contenuti erano completamente liberi, quindi qualsiasi persona in qualsiasi momento poteva andare a vederseli, a salvarseli, a commentarli, c'erano informazioni anche molto personali presenti nel profilo. Più informazioni diamo, più ci stiamo esponendo. Un po' invece il caso studio che vi volevo presentare per fare anche un po' un ragionamento su quello che è stato il momento spartiacque per le politiche che riguardano il trattamento dei dati all'interno delle piattaforme social è il caso di Facebook e Cambridge Analytica, che risale al 2018. Ora non so quanti di noi lo ricordano, è stato veramente un caso immenso, è stato su tutti i giornali, veramente in apertura di telegiornali per settimane. Cosa è successo qui? È stato rivelato che Cambridge Analytica aveva raccolto i dati di 87 milioni di account presenti su Facebook, ripeto, non 87 mila, 87 milioni, e aveva raccolto questi dati senza chiedere il consenso alle persone, quindi senza che le persone autorizzassero, e gli utenti autorizzassero Facebook stesso ad utilizzare quei dati. Ok, quindi effettivamente a farne un qualsiasi tipo di uso commerciale, o in questo caso era un utilizzo di propaganda politica. Il caso ha riguardato l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Quindi quando c'è stato questo scandalo ed è emerso che Facebook, senza il consenso delle persone, aveva trasmesso a Cambridge Analytica, questa società di consulenza, i dati, le azioni di Facebook sono crollate, quindi proprio, diciamo, il valore monetario di Facebook è crollato, perché le persone si sono rese conto che quello dei dati è veramente un tema centrale e non soltanto un qualcosa di accessorio. Ce lo sentiamo sempre dire: ah, il trattamento dei dati, però poi finché non ci tocca direttamente, forse non ci rendiamo davvero conto del valore di queste informazioni. Quando è crollato il valore di Facebook, c'è stato un immenso dibattito e anche un'immensa negoziazione
per andare a regolamentare in modo più rigoroso l'utilizzo dei dati personali da parte delle big tech, delle grandi aziende tecnologiche. Vi farò poi vedere attualmente la quantità di opzioni che possiamo attivare e disattivare all'interno delle piattaforme. Quindi indubbiamente il problema continua ad esistere, è un tema centrale, continueremo a parlarne anche nei prossimi anni e un po' la discussione che è in atto è un punto di partenza e non un punto di arrivo, però sicuramente rispetto al, diciamo, pre-2018 le opzioni sono davvero tantissime e numerosissime, anche per tutelare la nostra privacy sulle piattaforme. Ok, vado un attimo con LinkedIn e poi facciamo il passaggio in piattaforma e ho visto che probabilmente è arrivata una domanda, una considerazione e quindi ci soffermiamo anche su quella. LinkedIn, non so se ne abbiate mai sentito parlare, magari lo utilizzate già, è un social network che si utilizza soprattutto a fini di lavoro e professionali. Consente alle imprese di fare attività di recruiting, quindi di trovare persone che siano alla ricerca del lavoro e che diventino poi risorse dell'azienda. I contenuti quindi riguardano tantissimo, sono molto centrati sui temi del mondo del lavoro, della formazione e degli interessi di una persona legati un pochino alle ambizioni professionali. Nel nostro account LinkedIn possiamo andare ad inserire una serie di informazioni. Essendo un social network che è molto centrato sulla carriera lavorativa, si vanno ad inserire soprattutto informazioni che riguardano gli studi, che riguardano le esperienze lavorative, che riguardano le attitudini, che riguardano le capacità. Magari non andiamo su LinkedIn, anzi ve lo confermo, io che mi occupo di comunicazione digitale non vado su LinkedIn a condividere la ricetta del risotto ai porcini che ho fatto ieri sera. Ok, quindi LinkedIn, contenuti principalmente legati al mondo del lavoro. Adesso vi entriamo su LinkedIn e vi faccio un po' vedere cosa possiamo andare a fare. Mi fermo prima e chiedo a Giampaolo se è arrivata una domanda, una considerazione che vogliamo vedere insieme. Sì, esatto, una riflessione. Maria Rosa, sull'utilizzo dei social network, dice «Sono molto riservata, non condivido mie foto e come Facebook ho aggiornato attentamente i dati della privacy. Al momento uso di più Twitter e abbastanza Instagram». Su questo ultimo social guardo le immagini degli amici e commento, ma non pubblico foto. Inoltre, non ho legato Instagram a Facebook. Ok. Rispetto all'aver legato Instagram e Facebook, in realtà andando a controllare entrambe le impostazioni di privacy di entrambi i social, che ricordiamo sono parte della stessa azienda che è Meta, l'antico Facebook, diciamo, non ci sono particolari problemi, quindi non è che il collegamento del profilo Instagram e della pagina Facebook in qualche modo vadano a comprometterci. Rispetto invece a tutta la riflessione sul condividere o non condividere dei contenuti e che tipo di contenuti condividere, io accolgo proprio a braccia aperte la considerazione che viene fatta, che mi viene proposta. Chiaramente questo sta moltissimo alla nostra indole, al nostro desiderio di raccontarci e anche un po' a quanto siamo disposti e disposti ad assumerci qualche piccolo rischio. Ora, non sono rischi immensi, però chiaramente nel momento in cui io vado a raccontarmi sto dicendo delle cose di me. Quando le persone ci conoscono e non sempre sono ben intenzionate, la cosa potrebbe un pochino ritorcersi contro di noi. Quindi non è che ci sia una regola che ci dice cosa posso condividere, cosa non posso condividere, cosa mi metterà al sicuro e cosa invece mi metterà in pericolo, ma questo riguarda un po' la nostra sensibilità personale. Rispetto invece alla considerazione sulle impostazioni della privacy, benissimo, andiamo sempre a controllarle. Questo lo possiamo fare, è una cosa semplice, una cosa gratuita. Ok, e qui vi porto proprio con me su LinkedIn. Ora vi faccio vedere proprio tutto vero dal mio profilo. Questo è il mio profilo, Giada Rossi.
Communication Specialist, quindi esperta di comunicazione, e poi ci sono le informazioni sulle aziende e le realtà all'interno delle quali lavoro. Ok, qui vi faccio vedere un po' con la campanellina, ci sono tutte le notifiche che mi arrivano. Bene, come si fa da qui? Sì, adesso ingrandisco anche un po' così magari lo vedete anche un filino meglio. Ok, vado sull'iconcina che dice tu, chiaramente devo aver già creato il mio profilo, aver fatto tutto quanto, avere un profilo attivo su LinkedIn. Vado qui e vedete che sotto c'è impostazioni e privacy, proprio sotto è la prima voce sotto account. Ci clicco sopra e vedo tutta una serie veramente immensa di possibilità. Partiamo da accesso e sicurezza. Ora non andremo a vedere tutto quanto voce per voce insieme, ma vi faccio vedere un pochino come orientarvi qui dentro e vi do una, diciamo un po', vi faccio una panoramica su quelle che sono le opzioni che ci sono all'interno della piattaforma. Poi quando andrete a guardare voi la piattaforma stessa, vedrete che vi viene spiegato tutto proprio riga per riga, se attivi questo succede questo, se non lo attivi succede quest'altro. Quindi poi potrete voi andare a decidere che cosa volete a che cosa volete dare il consenso, a che cosa non volete dare il consenso. Rispetto a accesso e sicurezza, la cosa fondamentale qui è tenere la password aggiornata. Mi raccomando con le password. Le password vanno modificate periodicamente, in tempo ragionevole, idealmente ogni 2-3 mesi, e in nessun caso va utilizzata la stessa password per tutte le piattaforme o comunque per le registrazioni ai siti. Non so se anche voi tendete a farlo, magari se volete potete farmelo anche sapere in chat, ma mi raccomando, dobbiamo assolutamente usare delle password che siano sicure, quindi che contengano caratteri maiuscoli e minuscoli, caratteri alfabetici e caratteri numerici e caratteri speciali, possibilmente mescolati in un bel cocktail un po' pazzo, quindi non la data di nascita di mio figlio o di mia figlia, okay? Perché queste sono proprio password completamente non sicure, perché non sono mix di caratteri e perché sono proprio legate direttamente alla nostra biografia, quindi magari noi mettiamo la foto del compleanno di nostro figlio e qualche persona che non è ben intenzionata prova ad entrare all'interno dei nostri account utilizzando delle password che sono insomma vicine alla data, magari appunto si prova con la data di un figlio di nascita di un figlio o di una figlia. Quindi qui soprattutto la password. Poi va bene, potete controllare ad esempio da qui, dalla voce dove hai effettuato l'accesso. Qui potete entrare e potete vedere da dove risultano degli accessi al vostro profilo sulla piattaforma. Questo ci serve per assicurarci che al nostro profilo LinkedIn accediamo solo noi. Ci sono delle volte in cui a me in primis arrivano delle notifiche e in cui mi viene detto qualcuno sta provando ad accedere al tuo profilo, al tuo account, sei tu? E lì è importantissimo segnalare subito alla piattaforma che questo tentativo di accesso non l'abbiamo effettuato noi, quindi contattando direttamente l'assistenza, c'è sempre l'opzione all'interno della piattaforma del contatto dell'assistenza, e ancora più importante di quello è andare immediatamente a cambiare password. Ok. Quindi questo è una cosa che possiamo fare. Poi potete attivare la verifica a due passaggi, che è quella per la quale quando fate l'accesso da un nuovo dispositivo vi arriva un messaggio, ad esempio sul cellulare, e vi arriva un codice e poi dovete inserire il codice all'interno della piattaforma. Vi viene spiegato tutto passo passo, quindi qui potete andare a vedere. Rispetto alla visibilità invece, che cosa si vede nel nostro profilo? Quindi adesso torno un secondo indietro per farvi vedere qui il mio profilo. Quindi qui ci sono io, se clicco sulla mia foto c'è quello che faccio nella vita, ci sono delle informazioni sulla in generale sul mio percorso
formativo e professionale, ci sono tutti i lavori che ho fatto, le aziende nelle quali ho lavorato, i progetti che ho seguito e tutto quanto. Ok. E poi c'è una parte che riguarda invece i contenuti che io pubblico. Volevo provare a trovarvela da qui, ma non la sto trovando. Ok. Comunque io qui poi potrei dire, va bene, adesso decido di andare a creare un contenuto su LinkedIn. Quindi vado nella mia home page e LinkedIn mi dice, Giada, vuoi caricare una foto, un video, vuoi scrivere un articolo, cosa vuoi fare? E io vado a scrivere qui. Già qui vedete che ho la possibilità di dire che cosa, chi voglio che veda questo contenuto che sto andando a pubblicare. Voglio che lo vedano tutte le persone, voglio che lo vedano tutte, chiunque dentro e fuori da LinkedIn e più che venga pubblicato su Twitter, o voglio che lo vedano solo le persone con le quali sono collegata su LinkedIn. Il collegamento su LinkedIn funziona un po' come l'amicizia su Facebook, ok? Quindi abbiamo collegamenti di primo, secondo e terzo livello. Collegamenti di primo livello sono le amicizie, collegamenti di secondo livello sono le persone con le quali io non sono amica, diciamo, anche se non è questa la terminologia corretta, ma con le quali condivido almeno un'amicizia in comune. I collegamenti di terzo livello sono le persone con le quali non ho assolutamente nulla a che fare, quindi che non sono nella mia rete di contatti e con le quali non condivido nemmeno una singola amicizia. Quindi già per il singolo post posso dire a LinkedIn, per il singolo contenuto posso dire a LinkedIn che cosa voglio fare. Poi posso anche andare proprio a dire, torniamo appunto su impostazioni, visibilità, chi voglio che visualizzi o non visualizzi il mio profilo. Ok, quindi io qui ad esempio, lui mi dice, seleziona le informazioni che gli altri vedono quando visiti il loro profilo. Nel momento in cui io vado a cercare su LinkedIn Pinco Pallo e vado a visitare il profilo di Pinco Pallo, Pinco Pallo riceverà poi una notifica che gli dirà, ciao, Giada Rossi ha visitato il tuo profilo. Questo succederebbe se io avessi selezionato questa prima impostazione. Quindi la persona vedrebbe il mio nome e che cosa faccio nella vita. La seconda opzione, diciamo che è un'opzione intermedia. Quindi la persona non vedrebbe che io, Giada Rossi, ho visitato il suo profilo, ma vedrebbe che una persona che si occupa di social media, di pubbliche relazioni e di comunicazione ha visitato il profilo e che questa persona è nell'area di Bologna. Ok, perché chiaramente si può decidere anche di inserire informazioni che riguardano la zona dove si vive, oppure nel momento in cui si dice io sto lavorando presso questa azienda, si suppone che una persona si trovi più o meno in quell'area, nel mio caso l'area di Bologna. Oppure posso impostare una navigazione completamente privata e questa è l'opzione che utilizzo io di solito. Quindi io voglio poter andare a vedere i profili delle persone, le cose che mi interessano, i profili delle aziende, senza che poi le aziende possano vedere che io sono andata lì a visitare il profilo o la pagina. Questa è proprio una delle grandi caratteristiche della privacy su LinkedIn. Questa ci tenevo a vederla proprio assieme a voi. Poi possiamo vedere, qui veramente ci sono tantissime cose, quindi chi può vedere o scaricare il mio indirizzo mail? Benissimo, gli posso andare a dire nessuna persona, collegamenti di primo grado, gli amici, collegamenti di primo e secondo grado, amici e amici degli amici, qualsiasi persona o realtà sia su LinkedIn. Bene. Poi chi può vedere gli utenti che segui? Quindi chi ha la possibilità di vedere qual è la mia rete di contatti? Bene, io qua ho detto qualsiasi utente su LinkedIn. A me va bene, qualsiasi persona guarda il mio profilo può sapere che io ho un collegamento con
l'azienda con la quale lavoro, con Pinco Pallo, con Maria Antonia e con Marco Antonio. Benissimo, per me non c'è nessun problema, però se non mi andasse bene posso andare a modificare. E così via, ok? Attenzione anche qui alle zone dove vedete indirizzo mail, ricerca del profilo con il numero di telefono, attenzione a che cosa selezionate. Se il vostro obiettivo principale è trovare lavoro, probabilmente è un'ottima idea lasciare tutto il più libero possibile, quindi fare in modo che mi si possa cercare per mail, che le persone mi possano cercare per numero di telefono, che possano fare un po' quello che vogliono. Se invece sto magari sulla piattaforma per un fine un po' più informativo o per sondare il terreno, posso andare un po' a limitare questa cosa, ok? Quindi ad esempio io dico potete ricercarmi con il numero di telefono soltanto collegamenti di secondo grado. Adesso voi direte, beh, ma com'è possibile? Il numero di telefono si mette, non si mette, come si fa? Tutte queste piattaforme funzionano tantissimo anche con la sincronizzazione dei contatti del nostro cellulare. Quindi nel momento in cui io ho nella rubrica del mio telefono salvato il nome di appunto Pinco Pallo e il suo numero di telefono, e Pinco Pallo si apre un profilo all'interno di LinkedIn, la piattaforma automaticamente andrà a suggerirmi di contattare quella particolare persona. Quindi qui potete andare un po' ad arginare questo processo di utilizzo dell'algoritmo di LinkedIn. Chiaramente tutte queste cose sono fatte a livello di algoritmo, ok? E non di persona che si mette lì a dire aspetta, facciamo un incrocio di database. Qui poi potete andare anche a bloccare delle persone. Io su LinkedIn non ho bloccato nessuno, vi farò poi vedere che su Facebook ho bloccato tutta una serie di profili perché mi hanno disturbata. Qui non ho avuto problemi. Va bene, qui potete vedere tantissime cose, come quando condivido gli aggiornamenti del mio profilo, quindi quando vado a fare un post su LinkedIn, è quello che vi ho fatto vedere prima. Chi lo vede? Lo vede la mia rete e io gli ho detto sì, va benissimo, digli pure, vai a dire pure a tutta la mia rete che ho pubblicato un nuovo contenuto, che ho cambiato posizione lavorativa, che ho fatto qualcosa che potrebbe essere interessante per i miei contatti scoprire. Oppure qui mi dice, fai sapere i collegamenti quando il nome è menzionato nelle notizie, quindi quando qualche altra persona pubblica una notizia, un articolo e cita Giada Rossi, perché ho fatto qualcosa di rilevante probabilmente nel mio campo di specializzazione, allora voglio che si sappia, voglio che questo appaia nel mio profilo e io gli dico sì, perché per l'appunto LinkedIn mi serve principalmente per lavoro, quindi se faccio qualcosa di buono e di rilevante mi fa piacere che questo qualcosa venga diffuso. Ok, e così via. Qui potete entrare, vedete, cliccate sulla freccina e poi all'interno la piattaforma vi spiega, scegli come il tuo cognome apparirà agli altri. Ad esempio potete limitare anche il cognome, mettere soltanto la prima iniziale puntata, insomma mille cose che vi spiega qui tutta la piattaforma. Chiaramente non possiamo passarle insieme una a una, perché ci metteremo veramente 10 ore. Ok, poi abbiamo il lato delle comunicazioni. Questo riguarda un po' meno, diciamo in senso stretto, la privacy, quindi riguarda un po' più le notifiche, voglio riceverle direttamente su LinkedIn, voglio ricevere delle notifiche push, quindi anche se LinkedIn è chiuso voglio che il mio computer mi dica ciao Giada, apri LinkedIn perché c'è una cosa nuova per te, voglio ricevere una mail, cosa voglio fare? Quindi qui posso selezionare questa cosa. E poi posso dire invece chi mi può contattare, questo anche è molto importante. Quindi voglio che mi possano contattare tutte le persone o soltanto persone affini alla mia rete, quindi magari amici di amici. Chi voglio che mi possa scrivere i messaggi?
Voglio essere invitata a partecipare a ricerche di mercato, cui posso dare o non dare il mio consenso. All'interno di ognuna di queste voci posso selezionare. Qui poi in alcuni punti vedrete che LinkedIn vi dice questa è la nostra opzione consigliata. LinkedIn ragiona sempre nell'ottica del 1, voglio che le utenti e gli utenti mi diano più informazioni possibili per far girare meglio il mio algoritmo. 2, io penso che l'obiettivo delle piattaforme, delle persone che stanno su questa piattaforma sia quello di trovare un lavoro. Quindi faccio tutto nell'ottica di trovare o di offrire un lavoro, quindi di trovare un lavoro o di trovare una risorsa che ricopra una determinata posizione lavorativa. E tutto quello che contorna questo ambito, quindi la pubblicazione di contenuti, nel mio caso, che riguardano la comunicazione digitale, di strategie per l'ottimizzazione delle piattaforme social, quindi anche tutto quello che sono i contenuti che girano attorno al nostro mondo professionale, LinkedIn. Benissimo, quindi posso andare a scegliere tutte queste cose, uguale per i messaggi. Ora torno un attimo a farvi vedere, qui c'è la parte dei messaggi, la vedete nella barra in alto, è 1, 2, 3, 4, 5, la quinta icona, ci clicco sopra, qui ci sono tutti i miei messaggi e io dall'altra parte posso andare, da dove vi facevo vedere nelle impostazioni, posso andare a dire chi mi può contattare per messaggio o chi non mi può contattare. Passiamo ancora all'opzione sotto, vedete, tutto questo lo controllate dalla barra di sinistra. E poi cliccandoci sopra si apre tutta questa parte di destra. I tuoi dati e le tue attività, vuoi ottenere una copia dei tuoi dati, vuoi gestire le tue preferenze relative ai cookie? Benissimo, questo riguarda strettamente il trattamento dei dati e della privacy, tutto quello che riguarda i cookie. Quindi utilizziamo i cookie, qui vi spiegano perché cosa utilizzano i cookie, quindi diciamo le preferenze che noi diamo all'interno delle piattaforme e noi possiamo dire bene, li puoi usare per l'analisi e la ricerca, sì o no, attivo o disattivo, li puoi usare funzionali, in modo funzionale, quindi vuoi consentire a LinkedIn a terze parti di utilizzare i cookie per migliorare alcuni dei nostri servizi e funzionalità? Va bene. Vuoi ricevere pubblicità personalizzata? Va bene. Se non vi dovesse piacere, ad esempio, che i vostri dati vengano utilizzati per farvi arrivare della pubblicità targetizzata per voi, andate a disattivare questa cosa qui. Non vuol dire che non riceverete più pubblicità, vuol dire semplicemente che l'algoritmo non potrà più prendersi i dati che un po' le tracce che voi lasciate all'interno della piattaforma. Per dire, ok, a questa persona piace l'attività fisica, vado a mostrare dei contenuti che riguardano l'attività fisica, delle pubblicità che riguardano l'attività fisica. Magari vi arriveranno, non lo so, delle pubblicità che riguardano i cavalli e a voi potrebbe non interessare nulla di cavalli, ok? Quindi sta un po' a voi la scelta. E poi ci siamo qui anche l'ultima voce, quella dei dati pubblicità, e quindi possiamo anche qui dare la nostra preferenza per la pubblicità. Vogliamo che le informazioni del nostro profilo possano essere condivise per candidarci agli annunci di lavoro. Va bene, non va bene. Vogliamo dire alla piattaforma che cosa ci interessa? Adesso qui ci sono tutta una serie di cose che io non ho personalmente mai modificato e quindi si vede che ad esempio mi interessano le assicurazioni o non lo so, canali di vendita o altre cose che magari insomma potrei un po' rivedere. Ok, questa è un po' una macro panoramica sulle opzioni di LinkedIn. Vado a farvelo rivedere, iconcina, impostazioni e privacy. Mi fermo un attimo e chiedo a Giampaolo se vogliamo vedere qualcosina a livello di domande. No, stato.
Certo, intanto ti chiedo solo per come feedback riesci a sentirmi? Sì. Sì, ti Ok, sento. no, l'importante è quello perché c'è stato forse qualche problema. Però ok, allora per quanto riguarda il problema è che adesso anche per la chat c'è un problema, però mi ricordo che c'erano anche da parte di lei Giampaolo, scusami, utilizza Giampaolo ti blocco. appunto di questo. Giampaolo ti blocco, proviamo tra qualche istante perché non so se soltanto io o anche le partecipanti e i partecipanti ti sento molto male, quindi Sì. non riesco a capire la domanda. Proviamo, facciamo la parte di Instagram e poi vediamo anche le domande. Ok, Perfetto. va bene. Quindi abbiamo poi Instagram. Andiamo bene spedite. Instagram nasce nel 2010, nel 2010 viene postata la prima foto. Il grande boom è a partire dal 2012, quando Instagram viene comprata da Facebook. Oggi Meta per l'appunto. Che cosa significa Instagram? Nasce da due parole inglesi che sono, questo è il secondo punto, Instant e Telegram, una sorta di telegramma istantaneo. Quindi anche all'interno di questo social si punta molto sull'istantaneità e l'immediatezza, su contenuti che siano veloci, maneggevoli, fruibili, facilmente fruibili. Caratteristiche fondamentali di Instagram sono diciamo, la parte visiva della piattaforma, è una piattaforma molto centrata sulle foto e sempre di più sui video e esattamente, quindi questa cosa qui, la possibilità anche qui di creare dei contenuti diciamo, effimeri che dopo 24 ore scompaiono. E il fatto che sia una piattaforma pensata quasi esclusivamente per il telefono, questo per il cellulare, per lo smartphone. Questo non vuol dire che non esista una versione da desktop, diciamo, da computer, ma sulla versione da browser non sono disponibili dal computer, quindi non sono disponibili tutte quelle azioni che invece possiamo fare dall'applicazione sul telefono. Quindi proprio se volete usare Instagram al massimo delle sue potenzialità, scaricatevi l'applicazione e utilizzatela sul telefono, comunque su un dispositivo mobile, piccolino. Va bene, possiamo creare diversi tipi di profili all'interno di Instagram. Ora tutto quello che io vi faccio vedere riguarda il profilo da utente base, okay? Quindi non ci occupiamo né dei creator né della parte più aziendale. E ci sono vari tipi di contenuto che possiamo fare, un post con delle storie, dei contenuti video, scusatemi, un post con delle foto, dei contenuti video, delle storie, queste qua che scompaiono dopo 24 ore, all'interno delle storie ci posso mettere e le foto e le domande interattive, la musica, è veramente un po' quello che mi pare, cioè proprio ci si può sbizzarrire completamente. E passo subito a farvi vedere anche quali sono le impostazioni di privacy su Instagram. Allora, siamo qui, ve lo faccio vedere proprio sempre dal mio profilo. Qui c'è l'iconcina, chiaramente ho già creato il mio profilo, tutto quanto, vado su impostazioni, benissimo. Qui scendo sulla barra di sinistra, i controlli sono quasi sempre sulla barra di sinistra, scendo fino a privacy e sicurezza. In realtà anche qui abbiamo tantissime cose. Qui infatti vi mettevo password, apri siti, notifiche mail, notifiche push, perché un po' come succede per LinkedIn, posso andare a controllare tantissime cose che riguardano i più disparati aspetti della mia vita sulla piattaforma. Ok, quindi mi raccomando, il tipo di controllo della password, adesso magari qui lo togliamo così non vi faccio vedere anche le mie. Posso dire
se voglio collegare degli app, delle app o dei siti web al mio account di Instagram, posso dire se voglio ricevere o non voglio ricevere delle mail, perché cosa, io ho disattivato tutto perché non voglio ricevere nessuna mail che non sia una mail di assistenza, quindi quello che riguarda una richiesta che faccio direttamente io oppure un qualche problema che sta avvenendo all'interno del mio profilo. Voglio ricevere le notifiche push, che di nuovo sono quelle che escono e mi dicono ciao, sta succedendo qualcosa, controlla la piattaforma. Voglio ricevere dei mi piace, diciamo delle reazioni di piacere nei confronti rispetto a quello che scrivo o pubblico, da chi le voglio ricevere, da tutte le persone, dalle persone che seguo e così via. Bene, a parte dei contatti, poi se volete la potete guardare, esplorare, viene spiegata molto bene. Questo invece lo vediamo insieme, perché è un po' diciamo la parte fondativa anche qui delle impostazioni sulla privacy. Non a caso, tutto quello che vi faccio vedere riguarda in modo diretto o indiretto la privacy, però diciamo le cose proprio centrali, quelle su cui non potete, non dovete cadere, sono la password e la voce che di solito si chiama privacy o gestione della privacy o privacy e sicurezza. Qui un po' come succede su Facebook, poi lo vedremo, posso scegliere due grandi opzioni. Posso scegliere se voglio un account privato o un account non privato. Nel mio caso vedete privacy dell'account, account privato. E c'è una puntina, quindi io ho su Instagram un account privato. Qual è la grande differenza? La grande differenza è questa: se io ho un account privato, le persone che si vogliono collegare con me, che vogliono entrare nella mia rete, mi devono chiedere una sorta di amicizia, che in questo caso si chiama collegamento, e io lo devo accettare, quindi mi arriverà una notifica e io devo dire sì, mi va bene che questa persona entri a far parte della mia rete, veda i miei contenuti, veda le mie storie, oppure no, non mi va bene. Ok, questo punto centrale. Se io invece scelgo un account non privato, tutte le persone potranno entrare nel mio profilo e vedere tutte le mie informazioni. Questo vuol dire che se ad esempio una a uno di voi questa sera provasse a cercarmi su Instagram, potrebbe già vedere tutti i contenuti che io ho pubblicato, tutti i miei post, tutti i miei video, tutte le cose che ci ho messo dentro. Ok? Invece io questa cosa non la voglio, perché voglio controllare chi ha accesso alle mie informazioni, a quello che condivido. Ok? Poi abbiamo lo stato di attività, che è un po' come le spuntine blu su WhatsApp, ci permette di vedere, di vedere quando le altre persone sono attive e quando non sono attive sulla piattaforma, e se non sono attive quando è stato l'ultimo accesso. La cosa è reciproca, le altre persone lo possono vedere per noi. Oppure se si toglie la spuntina si decide di non vedere queste informazioni relative alle altre persone e allo stesso tempo le altre persone non vedono queste informazioni su di noi. Ok, condivisione della storia. Vi ripeto, storia, questi contenuti che restano 24 ore. Instagram ci dà la possibilità alle persone di condividere le storie. Ad esempio, io Giada vedo una storia che ha fatto Pinco Pallo e la voglio mandare alla mia amica Marta. Benissimo, allora Instagram mi dà la possibilità di utilizzare un tasto che si chiama condividi e poi di andare a inviare questa storia, questo contenuto all'interno della piattaforma alla mia amica Marta. Io posso, Marta, no, Pinco Pallo in questo caso può decidere se vuole che io e tutte le altre persone possiamo condividere la sua storia, quindi mandare questo contenuto alle altre persone, oppure se preferiamo evitare. Io ho detto sì, per me va bene, se pubblico un contenuto, comunque io considero che sia un qualcosa che ho voglia di condividere e che non mi espone particolarmente a dei rischi. E quindi per me va bene che le persone, se vogliono, lo facciano girare. Ok?
qui c'è il controllo dei commenti, c'è il controllo delle foto in cui viene in cui siamo presenti noi, in cui è presente il nostro profilo. Ok, quindi se la mia amica Marta carica una foto all'interno di Instagram dove ci sono io e dice ciao, in questa foto sono con Giada Rossi e fa quella che si chiama una menzione o tag al mio profilo, voglio che questa foto compaia direttamente sul mio profilo. Ecco, io ho detto no, grazie, non voglio che niente compaia sul mio profilo se non ho controllato prima di che contenuto si tratta. E quindi ho detto, per favore, non aggiungermelo automaticamente, voglio decidere io se lo voglio aggiungere o meno. E poi qui trovate tutta la questione relativa ai dati e ai cookie, l'autenticazione a due fattori, che è quella che abbiamo visto anche su LinkedIn, assistenza sulla privacy e la sicurezza, quindi vi dicevo prima, se doveste notare che ci sono delle cose strane, che qualcuno sta provando ad accedere al vostro profilo, venite qua, menzioni, quello che vi dicevo, post, insomma qui davvero potete controllare quanto vengono diffusi i contenuti sulle piattaforme, chi li può condividere, chi li può vedere, chi li può commentare, chi può mettere mi piace, chi volete che non abbia accesso assolutamente a niente, potete decidere tutto quanto. Poi c'è la parte delle inserzioni, ok, che riguarda sempre un po' il... Un attimo che sono uscita. Scusate, ci deve essere qualche problema tecnico perché non vedo... Sì. Ok, Giampaolo. Mi senti però, sì. Sei? Sì. Sì, ok, eccoci. Ok, riesci ad abilitarmi per favore la condivisione dello schermo? Perché mi si è interrotta. Grazie mille. Ok, dovresti riuscire adesso. Ok, perfetto. Sì, te lo confermo. Benissimo. Benissimo. Ok, quindi qui vediamo tutto quanto. La parte delle inserzioni è quella che riguarda le pubblicità che riceviamo, quindi è un po' quello che vi raccontavo per LinkedIn, quando quando ci vengono indirizzate delle pubblicità, quanto vogliamo che siano in linea con quello che ci piace. Io personalmente preferisco autorizzare il trattamento dei dati anche per quanto riguarda le pubblicità, perché già che la pubblicità me la devo vedere, preferisco vedermi delle cose che in qualche modo potrebbero interessarmi e non vedere, non so, pubblicità di cose che sono molto distanti dalla mia vita quotidiana o dai miei interessi. Però anche questa è una scelta. Chiaramente io dicendo sì, fammi vedere delle pubblicità di cose che possano interessarmi, sto necessariamente dando l'autorizzazione al trattamento di una serie di dati che potrebbero anche essere sensibili. Per quello sono molto attenta a cosa pubblico all'interno di queste piattaforme. Ok, e poi qui andate avanti, trovate tutto quanto. Interessante la sezione supervisione che trovate qui sotto, che serve se avete delle figlie o dei figli minorenni o delle persone della quale insomma vi occupate, che sono piccole, quindi che sono giovani, meno di 18 anni, e potete impostare un controllo del profilo, quindi potete fare in modo che il profilo di questa persona sia controllato anche da voi e anche voi abbiate diciamo un po' di cognizione di causa di ciò che succede su questo profilo. Per fare questa cosa non potete dire voi, ciao Instagram, io voglio controllare il profilo, ad esempio, della figlia della mia amica, ma deve essere la persona che possiede il profilo, quindi supponiamo la mia figlia adolescente, che d'accordo con noi auspicabilmente va all'interno della piattaforma e dice ciao, io vorrei menzionare questa persona come mio supervisore, e quindi si può abilitare anche questa possibilità, molto interessante per quello che riguarda anche la tutela delle persone di minore età all'interno della piattaforma. Ok, mi fermo un attimo e prima di farvi vedere proprio
una cosina su Facebook, perché poi un po' le cose si ripetono, vi lascio spazio per le domande, se riusciamo a sentire Giampaolo. Sì. Mi raccomando, questa è l'ultima parte dedicata allo spazio per le domande. Potete farle tranquillamente in chat e così le analizziamo insieme. Ok, Giampaolo, c'era qualche considerazione che era emersa prima, che non eravamo riusciti a vedere insieme? Mi pareva di sì. Sì, il problema è che in questo momento non riesco a vederla, perché essendoci stato un po' di passaggi ok, allora vari, proviamo a fare così. Se le persone che avevano mandato una suggestione o una domanda non hanno ricevuto risposta, magari provate a scriverla di nuovo. Che insomma a volte la tecnologia non ci assiste troppo. Così dedichiamo gli ultimi 5 minuti a vedere insieme queste domande. Lato Facebook. Allora, Facebook non dubito del fatto che sarà il social network che tra quelli di cui abbiamo parlato questa sera conoscete meglio. Se vi va poi fatemi sapere se questa supposizione è corretta. Social importantissimo, nasce nel 2004, siamo negli Stati Uniti e siamo all'interno dell'Università di Harvard. Nasce inizialmente da un'idea di questo personaggio oggi diventato estremamente famoso, Mark Zuckerberg, con l'idea di condividere una serie di contenuti all'interno di una rete di contatti interna all'università. Ok. Oggi sono quasi 3 miliardi le persone che sono attive su questo social network, quindi veramente un numero immenso. La maggioranza delle persone che sta su Facebook è comunque giovane, però è la piattaforma, quindi si parla di persone di meno di 35 anni, ma la piattaforma è comunque estremamente usata ed è quella più usata in assoluto anche per fasce di età più superiori ai 35 anni, quindi anche tutta la fascia di adulti e anche di persone anziane tende ad essere abbastanza a suo agio con questa piattaforma, molto più che non con altre. Quindi insomma veramente un po' piattaforma abbastanza universale. Vi faccio vedere anche qui come potete accedere alle vostre impostazioni sulla privacy. Ve lo faccio vedere sempre dal mio profilo. Io qua avevo già aperto tutto, sono già loggata, ho già fatto tutto quanto. Molto semplice, clicco sempre sull'iconcina con la mia foto e vado alla prima voce, impostazione privacy. E poi vado a controllo della privacy. Ok, quindi seconda voce. E qui vedo tutto quanto, ho tutte le possibilità di controllare una serie di cose, quindi chi può vedere i contenuti che condivido, come posso proteggere il mio account, e qui dentro okay, posso continuare e si vede tutto quanto. Da qui, se io, scusatemi, volevo farvi vedere anche proprio tutto il luogo di controllo, benissimo, quindi se invece che entrare in impostazioni privacy, controllo della privacy, entro all'interno di impostazioni, vedo qui sulla sinistra tutte le mie varie possibilità e di nuovo cliccando sopra posso andare a scoprire tutto quanto, quindi collegamenti rapidi alla privacy, che informazioni ho, il mio profilo. Quindi chi può pubblicare, ad esempio, profilo e aggiunta di tag, chi può pubblicare i contenuti sul profilo? Io ho detto solo i miei amici, solo le persone che si sono collegate con me, che stanno nella mia rete. Chi può vedere cosa pubblicano gli altri sul mio profilo? Soltanto le persone che sono vicine a me. Ok? Chi può vedere i post in cui hanno taggato il mio profilo? Quindi tutta una serie di cose che sono chiaramente molto vicine anche a quelle che abbiamo visto per gli altri
social network per le altre piattaforme social, perché poi un po' il tema è quello che si ripete. Qui è solo questione di andare un po' ad esplorare che cosa succede. Post pubblici, benissimo, chi può seguirmi, chi può commentare quello che faccio. E qui opzione importantissima, bloccare qualcuno. Ci sono tante opzioni di bloccaggio, quindi voglio proprio con questa persona non voglio averci niente a che fare, voglio che non possa vedere nessun contenuto. O invece voglio che questa persona possa vedere soltanto alcuni contenuti, quelli che decido io, quelli che pubblico con una determinata impostazione di privacy. Benissimo, allora entro qua e vado a fare tutto. Voglio che una persona non mi possa più inviare dei messaggi. Benissimo, blocco i messaggi. Posso fare veramente di tutto. Sotto ancora, opzione dei cookie. Anche qui vedete, io ho autorizzato i cookie essenziali e ho qui bloccato i cookie facoltativi. Quindi tutto quello che sono i nostri cookie su altri siti web e app, io ho letto tutto quello che mi dicono qui sotto e ho deciso di disattivarli. Quindi preferisco che non vengano utilizzati questi cookie. Invece ho dato l'ok a quelli per la pubblicità, per le stesse ragioni che un po' vi spiegavo prima. Di sempre da qui potete andare proprio a scegliere tutte le vostre impostazioni. Okay, privacy, le sue informazioni su Facebook. Benissimo, anche qui attenzione, super super importante, dove va quando arrivo sulle tue informazioni su Facebook, ho questa domanda: chi può vedere i miei post? Amici, io ho messo. Oppure posso andare a modificare, posso dire tutte le persone, posso dire gli amici tranne Pinco Pallo, perché proprio non voglio che veda i miei contenuti, e così via. A seconda di quello che decidete qui, se mettete amici o tutti, stiamo parlando di un profilo pubblico o di un profilo privato. Quindi se tutte le persone possono vedere i miei contenuti, sarà possibile semplicemente arrivare alla mia pagina e vedere i miei contenuti anche se non siamo già in una rete di amicizia. Se invece io dico i miei contenuti li possono vedere soltanto le persone che fanno parte della mia rete, allora per vedere quello che io ho pubblicato, quello che faccio all'interno della piattaforma, sarà fondamentale che le persone mi chiedano l'amicizia. Arrivo proprio in chiusura qui. Come scelgo le impostazioni della privacy più giusta per me? Capisco a cosa mi serve la piattaforma. Mi serve per lavoro, dovrò raccontare qualcosa. Mi serve invece per intrattenermi e per guardare delle notizie. Magari non mi serve pubblicare più di tanto. Capisco quali sono i costi e i benefici della pubblicazione, della non pubblicazione, dell'utilizzo di determinate impostazioni di privacy. Leggo sempre le impostazioni della privacy, leggo la policy dei cookie, leggo tutto quanto, quindi tutte le sezioni che vi ho fatto vedere all'interno delle piattaforme social, mi raccomando, andate a guardare, guardate a cosa avete o non avete dato il consenso. Password sempre aggiornata e sicura. E altra cosa, quando vi registrate all'interno di un nuovo sito, mi raccomando, proviamo a non fare accedi con Facebook, perché questo porta necessariamente ad un trasferimento di dati da una realtà all'altra, da una piattaforma all'altra. Proviamo sempre a creare un account dedicato utilizzando la nostra mail e una password apposita, sicura e diversa dalle altre. Ok. Così siamo arrivati un po' in corsa, c'erano veramente tante cose. Gianpaolo, ti chiedo se ora riesci a vedere le domande. Sì, recuperiamo due domande. Bene. Di Anna Maria, che dice: tutti possono aprire un account su LinkedIn anche se non si è interessati a cercare un lavoro. E okay. Poi Maria Rosa: se blocco su Facebook, la persona che blocco lo capisce? Allora, rispetto a LinkedIn, assolutamente sì, è possibile creare un profilo e stare sulla piattaforma anche se al momento non si lavora o comunque se il mio obiettivo non è cercare lavoro, essendo sempre consapevole che probabilmente andrò ad interagire con una serie di contenuti e cose che riguardano il mondo del lavoro, ma se lo voglio fare per curiosità,
per sondare un po' il terreno, per capire che cosa si muove, per scoprire magari anche qualcosa che riguarda degli ambiti un po' più specialistici che mi piacerebbe approfondire, perché no? Creo un mio profilo, ci metto dentro poche informazioni, solo quelle fondamentali, il mio nome, quello che la piattaforma mi chiede, e poi uso la piattaforma in modo più da consumer che non da producer. Quindi andrò a consumare più contenuti rispetto a quanti ne produco. Va benissimo, super legittimo. Rispetto invece alla seconda domanda, su Facebook, se blocco una persona, questa persona se ne accorge, la persona non se ne accorge nel senso che riceve una notifica, quindi non viene inviata una notifica, ma nel momento in cui la persona va sulla barra di ricerca e prova a cercare il mio nome e viene a vedere i miei contenuti, non troverà il mio nome e non troverà i contenuti che ho pubblicato. Ok, quindi non c'è il pop-up, la notizia proprio che esce scritta e che mi dice attenzione, attenzione, sei stata bloccata, però se io attivamente vado a cercare ad esempio i contenuti di Marta e Marta mi ha bloccata, non vedrò niente, non vedrò i suoi contenuti, non vedrò nulla di nulla. Ok, è arrivata un'altra domanda in corsa che fa Anna Maria, infatti. Su Facebook avevo aperto un profilo al quale non riesco più ad accedere perché non mi ricordo più che mail usavo, il numero di telefono registrato e la password. Come posso fare per potervi riaccedere? Devo chiedere all'assistenza? Sì. Sì, io ti consiglio assolutamente in questi casi di contattare l'assistenza e per contattare l'assistenza, per facilitarti un po' il processo, ti converrebbe creare un nuovo profilo utilizzando quindi una mail diversa, magari la mail che utilizzi già ad oggi, la tua mail di tutti i giorni. Se questa mail dovesse essere proprio quella che avevi usato quando avevi creato il profilo, Facebook te lo dice. Quindi quando proverai a creare una nuova pagina con questa mail, Facebook ti dirà attenzione, esiste già un profilo associato a questa mail, non ne puoi creare un altro. Se invece il tuo vecchio profilo è collegato ad un'altra mail, tu tranquillamente contatti l'assistenza dal nuovo profilo, spieghi il tuo problema, magari se riesci vai a cercare il tuo vecchio profilo, mandi il link del tuo profilo e dici: questo era in origine il mio profilo, ma io non riesco più ad accedere, e provi a chiedere come ti devi comportare. Ok, quindi questa è la strada da intraprendere. Benissimo, se non ci sono altre domande, a questo punto noi ci salutiamo. Io ringrazio moltissimo Giada Rossi per la lezione e vi ricordo che per tutti i prossimi appuntamenti, velocemente, il sito di Pane Internet, e la prossima lezione sarà lunedì 17 con Damiana Guiari, genitori digitali l'infanzia, l'uso creativo dei dispositivi, lunedì 17, stesso orario. E detto questo, vi saluto, grazie a Giada e buona serata a tutti. Grazie a voi per la partecipazione e per l'attenzione. Buona serata. Buona serata.